in un tempo tragico, e lo sappiamo. Ed è per Tom, di fronte all'orrore che ci circonda, che ormai tanti mesi fa abbiamo pensato che questo 20 giugno fosse il momento giusto per iniziare a raccontare una storia che è anche la sua, la storia del civismo italiano. E oggi iniziamo a presentarvela. Prima di tutto i grazie, e mi piacerebbe che quelli che chiamo venissero qua, poi chi deve parlare ci rimane, però vorrei vedere le facce. Allora, prima di tutto grazie all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che con i fondi dell'8x1000 ci ha permesso di iniziare questo lavoro. Grazie a Filippo Miraglia e a Valentina Idri, non li vedo, che hanno aiutato e ci aiutano nella relazione con la Soka Gakkai. Poi grazie a Sara Nunzi, che coordina la redazione di questo lavoro, che è un grande lavoro. E poi grazie al comitato di redazione, che sta facendo da mesi un lavoro lungo e certosino di ricerca e di contatti. Chiara Ingrao e Pietro Barrera, che sono Chiara e Giovanni, del Pacifico degli anni 80. Fabio Alberti, di un ponte per Mario Boccia, giornalista e fotografo attivista, Giulio Marcon, di Lanciaggi, Alfio Nicodra, di un ponte per e di Aoi, e Mario Pianta, che oggi purtroppo non può lasciare l'università, docente della Scuola Normale Superiore di Firenze. Per l'ARCI, dentro al comitato di relazione, ci siamo Eva Francello, io, Francesco Verdolino e Clara Chibugi, dell'ufficio di comunicazione di ARCI e di AXS, che con il loro lavoro stanno dando corpo e facendo diventare reale un'idea, e la nostra ovviamente presidente onoraria Luciana Castellina, che è del pacifismo e di molti di noi. Alcune siete qui oggi, a cui abbiamo chiesto di contribuire a questa impresa con articoli da scrivere, con materiali di tirare fuori dai propri cassetti dei tempi andati. Il sito, che è coproposto da ARCI, Sbilanciamoci e da Ponte Per, lo metteremo online il 24 ottobre, che è la giornata mondiale della pace. E poi l'intenzione è di fare un giro di iniziative per presentarlo nelle città d'Italia, se ci inviterete a qua. E poi speriamo che sia solo l'inizio, perché se troveremo degli altri fondi, l'idea è che il sito continui ad arricchirsi di contenuti in maniera partecipativa e permanente, in modo che ciascuno liberamente possa decidere di mettere dentro a quell'archivio e a quel sito pezzi di storia che possiede, quindi articoli, volantini, manifesti, libri, mostre, video, per metterli a disposizione di tutti. Ora, noi non ci inventiamo niente, perché ci sono già un sacco di siti che contengono pezzi di archivio pacifista e stanno già nel web anche molti, però sono qui e lì, sono molto dispersi e frammentati e bisogna saperli cercare. Cioè, chi sa cosa andare a cercare ci riesce, chi si avvicina al pacifismo fa fatica. E quindi il sito vuole essere anche una sorta di portale, cioè per aiutare chi cerca a trovare facilmente ciò che esiste là dove esiste. Ed è pensato nella struttura e nel linguaggio per i più giovani, quelli che non c'erano al tempo delle storie che raccontiamo. Le generazioni dell'attivismo sociale cambiano e ciascuna generazione scrive la propria storia, anche superando e rompendo con la generazione precedente. E meno male che è così, altrimenti non sarebbero nuove generazioni. Quando siamo stati giovani abbiamo tutti superato e rotto con le generazioni precedenti. Quindi noi con questo lavoro alla nuova generazione non vogliamo proprio insegnare niente.
Vogliamo solo provare a consegnare un pezzo di radici a chi viene dopo di noi, perché le radici, e questo lo insegna la natura, quindi è legge, danno forza e aiutano a crescere. La storia dei movimenti sociali viene sempre raccontata poco e male. E la nostra memoria non può essere solo la memoria delle tragedie. È anche e deve essere anche la memoria delle lotte, delle conquiste, delle energie, della gioia che milioni e milioni di piccole persone, di persone piccole, hanno messo per cambiare il mondo e farlo più giusto. Questa ha da essere la nostra memoria. Quella che racconteremo è la storia del nostro pacifismo, del pacifismo italiano dagli anni 80 in poi, con un accenno al pacifismo degli inizi. È la storia di un pacifismo che si è sempre orgogliosamente definito politico, perché ha sempre creduto che la società civile abbia il dovere di mettere in campo l'intelligenza necessaria per individuare i passi, i ponti, gli spazi, le relazioni che servono perché le cose cambino. È la storia anche della nostra non violenza attiva, che non è mai stata rinuncia al conflitto, ma la possibilità di fare conflitto con il massimo della partecipazione possibile, senza delegarlo ad avanguardie muscolari, maschie e coraggiose. È la nostra storia. È una grande storia collettiva che arriva al presente, con i suoi successi, con le sue sconfitte, con le sue miserie e con i suoi eroismi. È una storia che dentro ha, ovviamente, e nel sito lo troverete in tante parti, non solo nella sezione a lui dedicata, già dentro Tom, fino a quando è vissuto e anche dopo, per quanto ci ha lasciato e anche per quanto ci è mancato, per ciò che non abbiamo fatto perché lui non c'era. A Tom sarà dedicato questo sito, ma in realtà questo sito, come avrete capito, è pensato per Gabriele, che ci ha accompagnato in questo lavoro sin dalla prima riunione. Quindi per Gabriele e per la tua generazione, a cui ora spetta il compito di salvare il mondo impazzito da se stesso. È un'impresa titanica, però... a noi, nonostante tutto, avanti tutta. Chiamerei Francesco Verdolino e Clara Archibugi che vi fanno vedere in anteprima